Una giornata speciale per la metropolitana di Napoli, che stamattina ha ospitato una delegazione guidata dal console generale americano Donald Moore. Oggetto della visita, alla quale ha preso parte l'assessore alla mobilità del Comune di Napoli, Anna Donati, sono state le stazioni dell'arte e la centrale operativa di linea 1. Abbiamo chiesto anche la collaborazione del consolato americano per una serie di iniziative culturali e di dare la possibilità di conoscere queste realtà napoletane dai napoletani e nel mondo. Al console sono stati illustrati il progetto architettonico e le opere d'arte delle stazioni Università, Dante e Museo, inclusa l'esposizione del corridoio di collegamento con il museo archeologico e gli straordinari reperti della stazione Neapolis. Infine la visita alla sala di controllo, dove abbiamo sentito le impressioni dell'ospite. Non solamente un lavoro impegnativo, un lavoro in cui si scopre cose incredibili. Ho visto tutte le diverse zone in cui si racconta tutta la storia di Napoli che passa da 2000 anni fa, con il primo, diciamo, colonio qui a Napoli, preistorici, finché oggi, che è un'opera di lavoro, un lavoro di opera, qui con la metropolitana. Quindi è stato veramente un momento abbastanza affascinante, nel senso che si vede che cosa ci vuole, come si deve impegnarsi di fare, creare una metropolitana moderna. E voi avete indicato come è importante non solamente avere una metropolitana, però di avere un legame fra la città e la metropolitana. Quindi è stato un momento veramente, per me, pieno di passione, in cui ho passione, momenti in cui ho visto arte moderna, ho visto la storia che è molto profonda qui a Napoli, anche ho visto l'uso della tecnologia e l'amministrazione dei beni culturali, anche l'amministrazione della tecnica che stanno usando per creare questa città di modernizzarla.